Si è tenuta oggi la posa della pietra memoriale della nuova struttura semiresidenziale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, il progetto che la cooperativa Fraternità Giovani e la Fondazione Giovanni Quarena hanno portato avanti con il contributo della Fondazione Cariplo. Ai nostri microfoni la presidente e l'amministratore delegato della cooperativa Fraternità Giovani. Oggi alle 3:30 inauguriamo con la posa della pietra memoriale la futura struttura semiresidenziale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo evento è stato reso possibile anche dal fatto che abbiamo iniziato nel 2009 la collaborazione con la Fondazione Quarena, che è qua di Gavardo e di Bedizzole, che ci ha messo a disposizione l'area e che ci darà un contributo. Tanto è vero che fino a quando realizzeremo la struttura noi ci avvarremo di chi ci sostiene, non dal punto di vista pubblico. Quando poi gestiremo la nostra struttura, chiaramente questa struttura richiederà l'accreditamento e la contrattualizzazione con l'ASL. Questa futura struttura accoglierà 20 minori con patologie di tipo neuropsichiatrico che avranno un'età compresa fra gli 11 e i 18 anni e le loro famiglie, perché è una struttura che vuole essere speranza e sostegno chiaramente ai giovani di questo territorio. La speranza è di avere tutte le realtà educative, associative, le istituzioni vicine a noi, perché questa è comunque una sfida, perché la gestione di questi servizi è comunque complessa, però crediamo, come è stato fino adesso, che avremo il sostegno di tutti. Abbiamo, diciamo, accolto questa sfida proprio perché non ci siamo sentiti soli. Insieme a noi oggi ci saranno diversi interventi, ci sarà la Regione Lombardia, ci sarà l'ASL Brescia, l'azienda ospedaliera di Desenzano del Garda, con cui nel 2010 abbiamo steso un accordo di programma quinquennale, ci sarà chiaramente la Fondazione Quarena e poi devo ricordare che noi abbiamo avuto il sostegno attraverso un contributo della Fondazione Cariplo per la realizzazione di questa struttura, che ringraziamo ovviamente. Per affrontare queste sfide penso che l'augurio sia che tutte le persone presenti quest'oggi qui, a livello personale, a livello di istituzioni che si rappresentano, ci sostengano e tutti riusciamo a fare uno sforzo comune per cercare di dare una risposta a questo bisogno che il territorio ha molto forte, in quanto di strutture di neuropsichiatria infantile sul territorio dell'azienda ospedaliera di Desenzano non ce ne sono. Il bisogno è in espansione in maniera significativa, quindi questa sarebbe proprio la risposta a un bisogno, soprattutto quello delle nuove generazioni, quindi garantire una copertura e un'assistenza proprio sul futuro dei nostri ragazzi. Allora, i modi possono essere vari, dal sostegno dei privati che possono inviare un contributo sul conto corrente della cooperativa, sia e quindi questo per la realizzazione, per sostenere quelle che possono essere le nostre iniziative. Il 5 per 1000 è un'altra opportunità. Dall'altra parte, da un punto di vista gestionale, è questo servizio. Lo specifico di questo servizio dovrebbe prevedere un accreditamento, una contrattualizzazione, quindi attraverso i fondi che la Regione intende stanziare poter garantire la copertura delle rette per gli inserimenti dei ragazzi presso le strutture.